Si chiama Ashraf Ghani, è il presidente afghano che viene sostenuto dagli Stati Uniti d'America, è fuggito da Kabul e ha lasciato il paese in questione, l'Afghanistan. Pensate che portando con sé la bellezza di 169 milioni di dollari che sarebbero stati sottratti dalle casse dello Stato, le casse statali. E ciò ci informa Mohammad Zahir Akbar, citato da Dushanbe, che ci informa proprio di questo. L'uomo in pratica si è andato a, diciamo così, riparare ad Abu Dhabi ed è fuggito con la bellezza di 169 milioni di dollari dalle casse statali, dalle casse dello Stato. Una vicenda questa incredibile, a mio avviso, si troverebbe, ripeto, proprio negli Emirati Arabi Uniti. Il video termina qua. Iscrivetevi, cari utenti di YouTube, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto, caro, al prossimo video. Una buona serata, una buona giornata a tutti. Grazie.